tecnologia abbia inizio. E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, questo Jurassic 410. E oggi siamo qua nuovamente su la nostra mitica serie Jurassic Crazy Tech. E come potete vedere il cibo sotto mi manca. E guardate qua, abbiamo mangiato tutti i cibi che avevamo disponibili, purtroppo, tranne carne marcia che non voglio assolutamente mangiarla perché no. Allora, io cosa ho pensato? Ho detto, c'è la bellissima mod che aggiunge questa cosa, ma ci dà anche una cosa che ci aiuta. Ci dà la launch box, che ora crafteremo, tanto si crafta con, cioè avete capito, con tre pressure plate, quindi è abbastanza facile, basta fare, ah l'abbiamo fatta. E questa scatolina magica cosa fa? Se noi prendiamo i nostri cibi, tipo li prendiamo proprio così, guardate, la carne marcia, ok. Li prendiamo magicamente e andiamo qua, facciamo, poi ci shiftiamo, la apriamo e clicchiamo, clicchiamo con il tasto, non mi ricordo che tasto era. No, non me lo ricordo. Ok, così, scusate, ok. Perfetto. E mettendoli qua dentro, mettendo i nostri cibi qua dentro, che purtroppo non ce ne stanno più di tanti per volta, perché la mod è brutta, è cattiva e malvagia. Comunque mettendoli qua dentro in questo modo così molto sexy, possiamo fare una cosa meravigliosa. Ora che noi abbiamo fame, guardate, ora se noi, beh, mettiamo in giro tutte queste cose, se ora apriamo perché bisogna mangiare, vedete che sotto ci dà il cibo, praticamente ci sceglie quello migliore che possiamo mangiare. Ed è una figata, perché così noi non avevamo più la menata di andare a scegliere il cibo, perché ci dà sempre quello migliore. E in questo caso abbiamo mangiato il panino perché ci dava tipo 70%. È abbastanza utile, quindi questa qua me la terrò per mangiare, diciamo. Ah, dovrei anche copiarla in effetti, perché già abbiamo detto che questa moda non la usiamo, però già che si può copiare, cioè non vedo perché non dobbiamo copiarla. Ok, e poi dovevamo fare anche la farm di lana in factory, ok. Però, prima di fare la farm di lana, volevo fare una cosa abbastanza figa che ora non ricordo, cioè ce l'avevo in mente prima, proprio prima di entrare così ce l'avevo in mente, ma adesso non mi ricordo. Fermi, ci posso arrivare. Sì, dovevamo fare una cosa molto molto figa, che dovevamo fare molto tempo fa, ma non mi è mai venuto in mente, quindi dobbiamo fare praticamente il jetpack. Si chiama jetpack, esatto, facciamo jetpack. Quelli, non quelli della Industrial Craft, no. Quelli della Mechanism nemmeno, né quelli della Project no, facciamo quelli classici della Thermal. Dove sono quelli della Thermal? Eccoli qua. No, questi sono quelli della Simple Jetpacks, che si possono fare comunque, quindi facciamo questi qua. Ok, prima partiamo da quello scrauso, tipo l'Electron Jetpack, che tiene nulla di energia e la consuma in 35 secondi. Però lo facciamo, tanto non è molto difficile il crafting, ce ne sono tanto LED. E guardate, fortunatamente noi LED, guardate quanto ne abbiamo, cioè madonna ragazzi, c'è troppo LED abbiamo. E quindi ci basta fare questo, che lo facciamo tranquillamente, lo copiamo per sicurezza, lo copiamo tutto per sicurezza, facciamo bam bam così, esatto, l'avevamo già copiato, tra l'altro non so come, ma l'avevamo già copiato, e va bene. E bam, eccolo qua, il nostro Leadstone Jetpack, mamma mia. Allora, una cosa abbastanza brutta, che scherzo, una cosa bella invece, ci dà anche protezione questo jetpack, mi stai dicendo. Beh, figata, questa qua quanto ci dà? 5, il jetpack ci dà 6 ed è indistruttibile praticamente. Mettiamolo e ce lo ricarichiamo. Esatto, funziona anche così, perfetto. Che bella, amo questa mod qua di questo cosino qua che carica tutto. Che lapislazzo di chest per lasciare qua. Dovrei farmi anche un'armatura decente. Facciamoci un'armatura decente. Cos'è che dà tanto? No, Viroxas non mi piace. O se no possiamo fare... No, scherzo, perché sono anche in quella di... con quella di rinforzo possiamo fare la chestplate. Vabbè. Comunque c'è una bella armor, tipo. Armor, tipo, bella tecnologica, madonna, ragazzi. Oddio, quante robe sono quelle inutili. Ok, c'è dell'armor, cioè, vabbè, c'è la solita nano suite che è tipo, boh, iperpotente, apocalisse, che non potremmo mai fare. Ovviamente ci sono queste robe strane. C'è... Enderium Flux Helmet. No, di Enderium. Aspetta, ci sono. No, Redstone Armory c'è però. Ah, c'è la Redstone Armory. Beh, figata, possiamo fare l'armatura elettrica, diciamo. È molto molto figa. Quella di Enderium, vabbè, si crafta con l'universo. Questa facciamo, quella base praticamente.
Beh, ci sta Flux Infused Helmet, che ci dà non tanta protezione, ma se è carica praticamente, almeno se non l'ho cambiato, una volta si era carica, tipo la sua energia veniva, cioè la usava per proteggerci, quindi ogni volta che veniva usata ci praticamente, si, ogni volta che ci veniva colpiti consumava energia, però se mi ricordo distribuiva anche l'energia, tipo se noi avevamo un jetpack la dava anche al jetpack. E tra l'altro guardate il nostro jetpack, cosa possiamo fare con il nostro jetpack, possiamo svolazzare in giro, ovviamente c'è il danno da caduta, quindi bisogna atterrare piano altrimenti bam moriamo e vabbè. E poi c'erano anche i tasti per spegnerlo, ma io non ricordo, quindi ora andrò un attimo a cercare nelle impostazioni e poi vi farò sapere. Ok, perfetto, i tasti li ho trovati. Allora, con questo tasto accendiamo il motore, quindi possiamo volare. E con questo accendiamo la modalità over, che aspetta vi faccio vedere cos'è. La modalità over praticamente è questa: se noi accendiamo, cadiamo più lentamente con questo pack. Mentre con quelli più avanzati, vabbè, cioè con quelli più avanzati tipo puoi restare anche bloccato in volo, tipo in creativa, vabbè, figata. E direi, cioè, già che abbiamo la possibilità, noi abbiamo fatto questo, ma se non sbaglio, cioè noi siamo abbastanza avanzati per poter fare anche quello dopo, no? Mi sbaglio? Potrei non sbagliarmi, ora aspettate che devo cercarlo. Allora, cerchiamo jetpack sempre. Facciamo anche quello avanzato, che è questo, quello di Hardened Jetpack, che si fa con l'Inver. Noi Inver abbiamo? Inver, no, abbiamo 20 Inver. Dobbiamo anche affittare dell'Inver, vabbè, intanto non dovrebbe essere troppo difficile da craftare l'Inver, quindi possiamo farlo, basta, c'è praticamente cosa che bastava fare. Dov'è l'Inver? Dov'è? Eccolo qua, con Ferrous e Iron. Ferrous non abbiamo, Ferrous. Abbiamo 100 di Ferrous, quindi basta prendere 64. Puoi prendere Iron, 60, no, soltanto 21 Iron. Cosa? Devo andare a fare una cosa, devo andare subitamente a fare una cosa. Questo qua funziona, vero? Che funziona, lo so che funziona. Devo andare subito a fare una cosa, in questo istante proprio. Devo andare a riposizionare il coso. Il, come si chiama? Con la sand? Vabbè, non ci interessa, non con la sand. Ah, non posso usare questo. Aia, che merda. Devo andare a riposizionare il coso, il query, perché serve. Yeah. Intanto mettiamo a fare questi, andiamo su alla workstation, esatto. Intanto abbiamo anche il nostro... Ah, l'ho lasciato giù il jetpack. No, scherzo, è qua. Che ci serve abbastanza ora. Ok, vai, tu ce lo fai. Noi intanto andiamo a riposizionare il nostro bellissimo query. Quindi, no, ho sbagliato a cliccare. Andiamo su query. Query, che è qua, miliardi di metri lontano. E direi di metterlo tipo qua, accanto. Qua intanto questi motori quanta energia hanno? Il nulla. Ah, forse magari poteva andare avanti ancora. Dovrei trovare una fonte alternativa di energia, mi dicono, eh. Però, ok, tutto sommato, ok. Fatemi intanto vedere se... non ho nemmeno i blocchi, cioè, ma sono così povero da non avere dei blocchi. Ok, mettiamocelo qua un attimo. Ok, tanto facciamo il jetpack, devo solo vedere se c'è del carbone qua in giro, così magari lo raccoglievo e poi potevo rifare partire. No, sono caduto come un deficiente, ho spento il motore. No, il motore riaccendiamolo, grazie. Ok, vediamo di non cadere. Ok, qua ci sono robe, ma nulla di... vabbè, no, non devo venire qua, devo andare a cogliere tutto. Va bene. Ok, se noi andiamo in over, possiamo tipo scavare. Possiamo scavare, ma si bugga tutto se andiamo in over scavando. Perché non è la modalità over, quella super pro, esatto. Però vabbè, tutto sommato, intanto c'è del ferro, robe abbastanza carine ci sono. Ma non c'è il carbone, eccolo là, l'ho visto. Ok, perfetto, andiamo dove c'è il carbone. Rompiamo del carbone. No, ok, carbone. Fatemi entrare, grazie mille, raccogliamolo tutto. E... vabbè, i nostri livelli, tipo troppi livelli. No, over mode, ok, tolta. Ci sono dei materiali, tanti anche qua, Solo che non lo so. Questo jetpack non ce la fa. Cioè, guardate, avete visto da qua a qua quanti blocchi saranno? 20 blocchi, mi hanno consumato quasi il 75% di carburante. Capite che fa schifo questo jetpack, quindi devo potenziarlo al più presto. Ok, ora qua se noi mettiamo il carburante, tu dai energia e il coso riparte. Quindi ha altro da scavare, eh? Stai dicendo questo? O al massimo se non hai altro da scavare, al massimo ti ricarichi, cioè. Così. No, ok, mi sa che non ha nient'altro da scavare. Ok, quindi spostiamolo. Vabbè, spostiamolo. C'ho la wrench, vero? Non ho la wrench. Ah sì, eccola qua la wrench. Smontiamo tutto. Ah, ciao, smontiamo tutto.
all smontato, please. All smontato, perché si cliccano tasti a caso. Ok, smontiamo tutto. Bisogna rifare questo impianto, anche se non è il migliore impianto che mi sia mai venuto in mente, però è già qualcosa. E questo se lo rompiamo... Ah, ok, si può rompere, perfetto. Qua c'è il chunk loader. Ok, ce lo spostiamo tipo da questa parte. No, anzi, facciamo una cosa molto più figa. Spostiamocelo più avanti, tipo qua. Tipo qua. Qua no, qua è troppo lontano dall'acqua, perché vi ricordo che query si bugga se sta lontano dall'acqua, perché tipo non può prendere robe e allora fa e niente. Qua dov'è? Esattamente qua, quindi qua devo rompere questo blocco, perfetto. Ok, ora qua va nell'acqua. E ricostruiamo questo impianto, qua mettiamo il chunk loader. Con no, il chunk loader non deve stare qua, altrimenti viene rotto. Mettiamo qua con distanza show lasers, distanza giusta, ok, è già giusta. E mettiamoci sopra la chest, ok, sopra la chest con cavi elettrici che escono da qua. Togliti sabbia, grazie. Ok, cavi elettrici che escono di qua, con tutti i motori qua così. No, se li attacco però questi partono già, perché sono già preconfigurati, quindi sono stato un po' stupido, non avrei dovuto farlo, ma ok. Qua facciamo uscire tutta questa roba, ci mettiamo il bellissimo servo per l'uscita, mettiamogli il filtro, nessun filtro, sto scherzando. No, in realtà qua ci dovrebbe essere un filtro, o no, o sì, o no, o sì, sì, esatto. Qua ci deve essere, no, in realtà qua in fondo deve esserci il filtro, quindi mettiamola qua in fondo questa cesta. Mettiamola qua, se un'altra, ok. La mettiamo qua con filtro, fai entrare solo, cioè fai blacklista il carbone, non farlo entrare. Perfetto, poi qua mettiamo, ah, ma qua non pensavo che non ce la facciamo però. Esatto, perché ce ne mancano, ci mancano un paio di pezzi, va bene. Tutto sommato va bene. E qua inizia a costruire, beautiful. Ok, però servirebbe, vabbè, tanto qua, cioè mettiti, vediamo se funziona magari. Ah, giusto, deve essere attivo senza redstone, ok. Muovi a stack, perfetto. Non dobbiamo averli però qua dentro, giusto? Esatto, abbiamo item duct, soltanto 4, cioè soltanto dovrei craftare altri attrezzi, però va bene. Ok, quindi in teoria facendo in questo modo il carbone dovrebbe sempre girare qua dentro senza mai andare a casa. Quindi a casa non avremo mai carbone. Ed è finita l'energia, ovviamente, perché non ho messo altro carbone nei cosi, quindi non va. Dividiamolo per 5. Questo non è un 5, ma non è un coso. Esatto. Ok. Perfetto. E ce ne rimangono due che li... Scherzo, volevo metterli a casa, ma non possiamo metterli a casa. Ok. Vai. Perfetto, ah, tu vai anche in round robin, sei già in no, vai in round robin, ok. Perfetto, e qua intanto lei va avanti tranquillamente a scavare, quindi abbiamo robe. Perfetto, che in realtà ci servono anche abbastanza questi, perché non li hai rotti, stupido occo? Perché non li hai rotti questi pezzi? Te li rompo io, sennò tutti buggy. Perfetto, quindi ci andiamo un attimo a casa. Ah, un'altra figata, guardate, che mi è venuta in mente adesso. Se noi tipo saliamo tantissimo col jetpack, e il jetpack capisce che tipo se cadiamo da qua moriamo, attiva una modalità figa. Scherzo, perché a quanto pare non funziona. Sono rimasto, come posso dire, un pochino, no, non doveva succedere. Questa cosa non doveva succedere, invece è successa. Quindi boh, non lo so, va bene. Sono, no, basta, episodio è finito, basta, no. Cioè una mod mi ha tradito. C'è scritto che cadendo da alto non ti danno, cioè praticamente se accendiamo una modalità che ti salvava la vita, invece no, l'ho ucciso. Ok, ma cioè magari l'ho disattivata io. Oh, non penso, boh, non lo so. Lasciamo stare, facciamo finta di niente. Se cadiamo dall'alto moriamo, quindi vediamo di non farlo. Come che si è disattivato tutto? Qua cosa stai facendo? Oddio no, ti sei buggato, dimmi di no. Ah, mi sa che sei buggato. Devo riposizionare, mi stai dicendo. Ok, perdiamo un botto di energia, ma riposizioniamola, perché si è buggato per qualche motivo arcano. Ok, qua intanto lui va. Perfetto. Ok, tutto sistemato. Ora, per favore, vai senza buggare. Fammi vedere che parti, dai. Voglio soltanto vedere che parti e funzioni correttamente. Tutta questa velocità.
E si sta caricando? Oddio. Oh mio Dio. Ok, avremo un botto di materiali a casa, quindi figata. Ok, ma detto questo, qua l'acqua entra, giusto? Sì, l'acqua sta entrando, perfetto. L'acqua deve entrare, perché vi ricordo che il QR si bugga se c'è della lava, perché è stupido. Invece con l'acqua non va tranquillamente, ma col coso si bugga. Ok, andiamo tranquillamente a casa, andiamo a laboratorio sfera piano 2. Mettiamo giù le robe e niente, carichiamoci il jetpack un attimo. E dobbiamo craftare appunto il jetpack. So che ci serviva dell'Invar che abbiamo craftato sotto nella workstation, proprio qua. Nella workstation. Ah, forse sapete perché non ha funzionato la cosa. Che mi sa che questo jetpack non è abbastanza avanzato per fare questa cosa. Per fare la cosa che tipo cade altissimo. Ah, lui vede che stai cadendo, allora ti blocca. Oppure, boh, la mod non funziona più. Ma in ogni caso non cercheremo di non cadere più dall'alto. E quindi vabbè, questo è stato un episodio che non c'entrava nulla con il suo scopo originario, ma va bene. Ah, anche da qua ci carica, ok, figata. Perché il suo scopo originario era fare una farm di pecore, appunto, ma non l'abbiamo fatta perché trasgressione, esatto, perché noi siamo molto trasgressivi, vogliamo fare cose che non c'entrano. Ok, questo l'abbiamo fatto. Allora, quindi abbiamo già fatto salvare, non lo rifacciamo. Bam, perfetto. Possiamo fare anche il thruster di Reactant Dynamo. Ci servono parecchie robe, devo dire. Ah, devo craftare anche altri item, quindi lo farò. Ok, qua ci serve Reactant Dynamo, che si fa con... Vabbè, uguale a prima, praticamente. Ah, prima, esatto, prima non l'ho salvata. Già che uguale a prima, facciamola salvare alla Transmutation, perché non mi ricordo di averlo fatto. Ah, serve quella di bronzo. Abbiamo del bronzo e abbiamo finito il bronzo. Ok. Il bronzo possiamo craftarlo in qualche modo? Dai, dimmi di sì. Ok, bronzo, quello della Thermal Foundation, che si crafta con, fatemi vedere, con tin e copper. Ok, tin l'abbiamo, e copper lo abbiamo, copper ne abbiamo tantissimo, quindi ci serviva 3, vabbè, mettiamo 64, non so quanto ne esca, quindi lo mettiamo random. Workstation è sempre la nostra bellissima, qua dovrei sistemare tutto, ma vabbè, cioè dovrei mettere i macchinari più che altro, automatizzati con la APED sopra, non posso farlo perché non ho i cavi. Per fare i cavi mi serve lana. E quindi pian piano, qua è già sta diminuendo, come mai? Ah, giusto, perché questo qua ciuccia tutto. Perché questo qua, esatto, guardate quanta energia che ciuccia. Cioè, per farvi capire, consumiamo 40 RF a tick. 40 RF a tick. Ogni lavoro. Al lavoro. Quindi è tantissimo. Poi, questi qua, vabbè, adesso non stanno. Questi qua non stanno lavorando, questi qua ciucciano molto di più, mi sembra. Fatemi vedere. Ma se 20, scherzo, 20, Ma 20, no, scherzo. Sono soltanto i macchinari da te, ma ne consumano tipo troppo. Oddio, quanto bronzo. Vabbè, il bronzo ci serve, quindi fanno un bel po'. Quando arriviamo a 64 lo ritiro e andiamo su a craftare il nostro jetpack. Pack, così proprio detto. Vai, 64. Andiamo a ruotare sul piano 2. Ok, siamo qua e ci craftiamo il nostro bellissimo gear di coso. Che è 1, 2, 3. Ok, perfetto. Poi da qua facciamo questa. Facciamone una e due, la copiamo, anche se vabbè è diversa da quella di prima, perché prima si faceva col copper, questa volta invece col bronzo, ma ok, che è tipo, penso che sia la versione avanzata, però va bene, a noi non interessa. Poi facciamo questi, che non possiamo farli perché non abbiamo cavi. Sei sincero? Sei davvero? Non abbiamo cavi? Cioè craftiamo tanti cavi, abbiamo finito la redstone, aia. Devo smettere di craftare così tanto perché abbiamo finito la redstone. Ora non possiamo craftarli. Ah, non possiamo craftarli. Sono tanto 3 però. E noi ce ne servono 4. Li abbiamo, servono quelli hardened. Noi abbiamo quelli hardened qua dentro. Abbiamo quelli hardened, perfetto. Devo craftare tantissimi di questi cavi perché tipo ci servono. E intanto qua i dischi. Si sta riempiendo il disco dell'Apple. Devo assolutamente craftare altri dischi. Lo faremo nel prossimo episodio. Anzi, no, scherzo, nel prossimo episodio facciamo la farm di lana. Poi nel prossimo episodio ancora facciamo la connessione con l'app in tutta la casa e poi basta. E poi boh, vedremo cosa fare. Ok, questo lo copiamo, grazie mille. Mitico, 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 perfetto. Ok, vai, ok. Ecco, una cosa bruttissima, cioè ragazzi, no, penso di averne già parlato, però è che tipo, tocca fare episodi corti. Cioè, per me 20 minuti sono corti, vorrei andare avanti a giocare molto molto di più con voi e con le nostre serie, ma purtroppo, cioè, tipo, video più pesanti di 20 minuti faccio molta fatica a caricarli, tipo, madonna. Ok, comunque, guardate questo qua, tiene 400.000 RF, cioè, tipo, tantissimo, e usa 50 RF fatiche.